Ok, siamo di nuovo qui con Ironfolks e heavymetal.it e abbiamo qui Priscilla in rappresentanza di Teodasia e niente, pare che stanno facendo il soundcheck per questo al momento. Stiamo facendo il soundcheck, sì. Per questo al momento non ci sono, speriamo non facciano troppo rumore. E comunque, beh, innanzitutto spiegaci un po' chi sono i Teodasia, da dove venite, qualche... Molto bene, i Teodasia sono una symphonic band da Venezia, sostanzialmente abbiamo il nostro studio lì. Diciamo che la base, io personalmente sono di Verona, io ho conosciuto ragazzi 2 anni fa, io lo sono qui dal 2006. Abbiamo il nostro compositore, che è anche batterista, Francesco, che scrive tutti i brani. Poi sono sconvolto io e gli scrivo i testi a questi brani. Quindi sono una bellissima collaborazione, tutti quanti partecipano all'arrangiamento e adesso magari parliamo più nello specifico della musica. Siamo arrivati a registrare il nostro album di debutto, si intitola Upwards, vuol dire verso l'alto, se volete arriveremo ai significati di questo. E è uscito da poco e distribuito da Audible per l'Italia e da GPR Music per l'Europa. Ok. Beh, niente, si parla tanto ultimamente di Front Woman Band, ecco, wow, che arriva qualcun altro. Francesco! Ok. Ok, bene, allora presentiamo anche lui, cioè a questo punto, visto che arriva così dal niente. Esatto, no, faccio l'improvvisato. Sì. Allora, niente, Francesco, Teodasia, suono la batteria e scrivo i pezzi, almeno inizio la composizione di Teodasia inizia dal pianoforte, da idee melodiche che poi appunto vanno a concludersi con il resto del gruppo. E niente, hai qualche domanda in particolare? Stavamo giusto parlando del fatto che si parla di front woman band ultimamente, sì, che sembra che vadano molto di moda. Sì. Come mai anche voi, cioè è stata una scelta a caso? No, beh, io fin da sempre volevo legare appunto il sinfonico alla voce femminile perché è la coppiata perfetta, a meno che appunto non trovi una voce maschile che sia una particolarità molto, molto bella. E come hanno tantissimi gruppi, eh. Comunque io mi faccio moltissimo ai Nightwish perché è in assoluto il mio gruppo preferito ed è quello che mi ha dato la spinta per questo sogno che stiamo cercando di... E niente. Poi aggiungo... Prima o dopo Endofanera? Cosa? Prima o dopo Endofanera? Allora, qui potremmo aprire un discorso lunghissimo, ma credo che non ti basti la batteria. Comunque sono due cose diverse. Sono completamente cose diverse. Io preferisco, come penso gran parte dei veri natusciani, preferisco i vecchi natusciani. Però sono stato in grado di evolvere anche loro e hanno fatto veramente cose pazzesche. Quindi massimo rispetto e eccetera. Beh, niente, parliamo un po' se volete del vostro album di debutto anche, sì, e del nome della band, mettiamoci sempre. Allora, il nome della band, partiamo da lì perché in realtà è tutto un concept coerente che parte anche dal nome della band, anche se all'inizio non si sapeva questa cosa. All'inizio voleva essere un nome evocativo, no, come evocativa voleva essere la musica, però col senno del poi si è capito che ha un significato. Significa Theos, quindi Dio, e Asia in un altro modo quello di Est, e viene fuori come Dio dell'Est, che è il Sole. Ora è un sole metaforico che accompagna tutto il percorso, perché con il sole si pensa a qualcosa che è in alto, quindi a una guida, a un segnale costante di portare lo sguardo verso l'alto, al calore e alla luce, sia calore che luce metaforici. Quindi luce, illuminazione, saggezza, un percorso chiaro da intraprendere. Quindi questo è il nome della band e con l'album di debutto abbiamo voluto anche portare maggiore significato a questa idea intrinseca che è proprio della band, che l'album si chiama Upwards, che vuol dire appunto verso l'alto, e vuole comunicare un senso di direzione ideale per percorrere la propria vita. Questo avviene su diversi piani e sono 3 livelli di interpretazione a livello testuale del brano. Per nostra esperienza l'interpretazione che viene fuori immediatamente a chi
chi ascolta e quella che è più vicina all'ascoltatore. Quindi è un modo per avere tante diverse sensibilità che in realtà riescono a metterci del proprio, quindi a vedere la propria idea riscontrabile nel testo. Bene. Non so, a questo punto, beh, delle influenze musicali, beh, abbiamo parlato dei Nightwish. Sì, abbiamo parlato di Nightwish, però attenzione, nell'elemento Teodasia troviamo anche cose diverse. Ad esempio io ho ascoltato molto rock americano, molto un po' di tutto, veramente ho spaziato in tantissimi generi, e quello che non volevo portare era unicamente un il gelido che hanno un po' i gruppi nordici. Volevo anche riempire un po' questa musica di calore, stile appunto italiano-americano, un po' nella melodicità, con accordi un po' meno gelidi, cambi non troppo rapsodiani, se vogliamo essere presenti i rapsodi, che hanno tutti quei cambi molto... E con pezzi più o meno particolari inerenti al genere. Nel nostro disco puoi trovare un pezzo che è orchestrale, un pezzo che è, non so se definire commerciale il termine giusto, però molto orecchiabile, trovi il pezzo più cattivo, insomma, spaziale. Sì. Io ti devo lasciare perché devo tornare al soundcheck. Va bene. A me rimane solo a questo punto, se avete qualcosa di libero da dire, qualcuno da ringraziare, insomma fate voi. Sì, cioè, un piccolo spazietto gratuito. Piccolo spazietto. Beh, allora adesso facciamo un po' di pubblicità. Sì, www.teodasia.com, potete acquistare anche da lì, oltre che iTunes e CD Baby, il nostro album di debutto, e ci sono molte novità e aggiornamenti e curiosità sulla band, uno streaming se volete ascoltare un po' di secondi gratuiti dei pezzi, con anche una descrizione di quello che accade, quindi insomma è un sito ricco. Se volete sapere un pochino più di noi vi consiglio di andare lì. C'è un video in particolare del nostro primo singolo, vorrei ricordarvelo, della collaborazione di Fabio Lione dei Rhapsody of Fire. Ci siamo molto divertiti, tanto, quindi... Bella maglietta. Ah sì, nemici. Ciao. Grazie.